a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi sono qui per farvi il video, come sempre. Ultimamente sto cercando di smaltire più prodotti possibile sui prodotti finiti e sono tutti quanti qui nella mia bustina di Zara. Prima di introdurvi al video, volevo solo farvi vedere due prodottini, tre prodotti, ecco, tre cose che ho comprato negli ultimi 20 giorni e in sostanza sono questo, che è un siero allo acido ialuronico, della Pure Organica. Perché? Dato che comunque l'età avanza e sto diventando anziana, non è vero, sto scherzando, però dato che ne ho sentito tanto parlare, ho deciso di prendere, ecco, tra i vari sieri, questo l'ho preso su Amazon, non mi ricordo se l'ho detto, tra i vari sieri che comunque ho visto, insomma, che si trovavano su Amazon, questo mi è sembrato, non lo so, mi ha ispirato in particolare di più. L'ho pagato 12,99 se non mi sbaglio, ma comunque vi lascerò il link giù nell'info box. 72% organico ed è made in USA ed è questo. Poi, come seconda cosa, ho comprato, dato che la mia spugnetta, io sto usando in particolare quella della Real Techniques, però è da cambiare, cioè guardate, a parte che è sporca, vabbè, non ci fate caso, però è comunque da cambiare perché ha dei buchi, quando la usate troppo si imbeve troppo di prodotto e come vedete non è più piatta, ma diventa, ecco, più incavata all'interno. Questo vuol dire che anche se la lavate, però al suo interno vuol dire che è pregna pregna di fondotinta, quindi anche se la lavate, cioè al meglio che voi potete, però il prodotto resta lì e non ci potete fare niente. Quindi ho voluto prendere, ero curiosa di prendere, insomma, un'altra spugnetta che non fosse Real Techniques, che non fosse Beauty Blender, e ho preso questa, che è la, non mi ricordo la marca, dov'è? Non mi dire che l'ho buttato, perché veramente. Six Plus si chiama. In questo caso, vabbè, la vedete ovviamente sporca perché oggi ho fatto doccia, capelli e trucco, quindi ovviamente la vedete sporca. Questa è la dimensione da semi bagnata, nel senso che l'ho bagnata ieri e poi l'ho, insomma, l'ho lasciata lì e piano 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 si è sgonfiata. Se non mi seguite su Instagram, fate male perché ieri ho messo, ecco, nelle stories la differenza tra bagnata, asciutta, quanto l'ho pagata, eccetera, eccetera. Ma comunque siete fortunati perché vi lascio il link giù nell'info box se dovesse interessarvi. Se no, beh, insomma, non vi siete persi niente. Poi, ultimo acquisto che ho fatto è stata la biotina. Perché? Perché ultimamente sto perdendo tantissimi, tantissimi, tantissimi capelli, anche se non si direbbe, perché comunque da ricci e poi sono appena fatti. Ho usato oggi per lo styling sia il gel di aloe vera, questo di Holland & Barrett, che mi piace relativamente, insomma, mi piace per fare, ecco, degli impacchi, però, insomma, per lo styling sì e no, non è un sì appieno. Mentre in combo con la spuma, devo dire che il suo risultato lo dà. Vedremo come saranno domani i capelli, ma comunque per adesso non mi dispiace. Quindi la biotina l'ho voluta prendere perché l'ho vista da chi l'ho vista? Da Ila Makeup 01, Ilaria, una ragazza che comunque sta su, ecco, su YouTube lo stesso e che seguo da tanto tempo. Lei ha subito un'operazione, quindi ecco, sta riprendendo questa vitamina B che comunque aiuta sia le unghie, sia i capelli, sia la pelle in generale. E dato che comunque la volevo prendere da un po' di tempo, volevo prendere degli integratori o degli shampoo appositi per la cute, per i bulbi, insomma, per il bulbo del capello, ma non mi era mai passato niente di mano, appunto, di questo genere. Ho voluto, l'ho visto da lei e ho detto: ah sì, perché no, cavolo, devo prenderla, e quindi l'ho ripresa. In questo caso è di questa marca che è Pinnacle, credo. Sì, vabbè, non lo so, ma comunque qualsiasi biotina va benissimo. E sono 360 capsule, ossia vi copre tutto l'anno. Sono, come si dice, capsuline piccole piccole e insomma
fanno sempre bene. Magari la provo per un po' e poi magari vi faccio sapere. Detto questo, passiamo, che non c'entrava niente, però dato che non volevo fare un video apposito dove vi mostravo, cioè, tipo quattro cose, ho preso altre cavolate, però insomma, che mi riservivano, ma non ve le faccio vedere perché tanto devo volare, perché sennò anche questo video esce tipo lunghissimo e non mi piace. Allora andiamo subito con i prodotti finiti, così domani che passa la differenziata li butto tutti. Allora, come prima cosa, come sempre, ho finito un bagno doccia. Questo in particolare è della Dove ed è al profumo di peonia e crema, ma a me questo, cioè, io l'ho divorato perché non volevo usarlo più, perché ecco, tipo, da così mi piace, ma poi messo sulla spugna ha una consistenza schifosa che non mi piace per niente. È tipo, veramente tipo crema, ma che non mi dava la sensazione di non essermi lavata, e quindi non mi è piaciuto per niente, quindi no, anche no. Poi sempre della Dove, questi li avevo comprati in combo, questo rosso, e sono gli stessi, dello stesso formato, se vedete, sembra più grande, però è il colore che è falsa. E questo, mi era piaciuta la fragranza, sì, la fragranza, sì, mi era piaciuta, però stessa cosa, non mi piaceva proprio come consistenza, non piaceva per niente, quindi non li ricomprerò, credo, mai più, quindi li buttiamo a terra. Poi questo l'ho finito proprio oggi ed è era uno scrub corpo della Bio Glow, però di bio mi sembra che non aveva quasi niente. Infatti, sì, mi ero fatta ingannare dalla marca, che era appunto BioGlow, e quindi ho detto, ah vabbè, ok, mi serve uno scrub corpo, voglio che sia naturale, prendo questo, basta. L'avevo preso su eBay, se non mi sbaglio, quindi non sono andata a leggere gli ingredienti, cosa sbagliatissima, non che mi abbia fatto schifo, anzi, mi è piaciuto tantissimo. Però, ecco, appunto, volevo una cosa naturale. Tu non puoi chiamare un prodotto Bio Glow e poi all'interno ci sta la paraffina e qualsiasi altra, cioè, cosa che non sia bio. Cioè, chiamalo in un altro modo, per non chiamarlo Bio Glow. Comunque, a parte tutto questo, all'interno troviamo vitamina E, vitamina B e aloe vera. Quindi, comunque, mi sento di consigliarvelo. All'interno c'erano tutti i micro granulini ed era molto cremoso come prodotto. E potevate usarlo sia per la faccia sia per il corpo. Io l'ho usato in faccia, infatti faccia e corpo, e mi sono trovata stra bene. Poi, ecco, cosa velocissima, ho finito una saponettina della Dove. Io le saponette le uso sia per lavarmi, detergermi il viso, e sia per lavare i pennelli. E dato che i pennelli questo mese sono stata bravissima perché li ho lavati ben due volte. Ecco, un'altra cosa velocissima, ho finito un Colgate, o Colgate, qualsivoglia, non lo so. Questo è nella modalità gel, niente da dire, buonissimo. Vabbè, io mi trovo benissimo con tutti i Colgate, quindi, o non con i Colgate, però sì, nell'ultimo mese sto usando appunto questo della Dr. Organic, e ve lo recensirò appunto nei prodotti finiti, magari del prossimo mese o tra un paio di mesi, tra un mese e mezzo, perché tra un po' finisce anche questo, e non vi spoilerò niente, però io intanto sto buttando tipo roba a terra, quando la voglio smettere? Poi, altra cosa che ho terminato è questo fondotinta di Maybelline, che era il Fit Me nella tonalità 10, sì, 10. Con questi io mi trovo benissimo, infatti ho anche il 35, che, come vi avevo detto in qualche Mi Trucco con Voi, Mi Preparo con Voi, è troppo scuro per le mie occhiaie, però adesso ho capito che devo utilizzare, cioè lo sto utilizzando comunque solo sull'occhiaia, e poi sopra vado ad utilizzare questo o questo, o in questo caso, cioè qualche tempo fa, qualche giorno fa, mi è arrivato da Amazon, ecco, il rimmel Wake Me Up, questo qui, e devo dire che buono, non mi dispiace sinceramente. E questo quindi ve lo stra consiglio, ma credo l'abbiate già capito. Poi, allora, qui c'è una storia. Adesso sedetevi, mi raccomando, prendetevi una tazza di tè e rilassatevi. No, sto scherzando, farò subito. Allora, dato che io non sono mai stata un amante di creme, cremine, cremette per il corpo, sia per il viso, sia per la faccia, cioè, so che fa male, so che la pelle va detersa e va reidratata, so che, cioè, le so tutte queste cose, però sono sempre stata una pigrona. Quindi
Quindi, dopo aver finito questa crema per il corpo, che può sembrare piccola, ma è grande quanto la mia faccia, ed erano 250 ml. Questa in particolare era della Dove ed era al profumo di pistacchio, che mi ha fatto impazzire. Infatti, cioè, sono stata tentata di ricomprarla tipo mille volte quando sono andata a fare la spesa, però l'ho sempre lasciata lì perché, appunto, come sapete, se avete visto gli altri miei video, ho comprato un'altra della Dottor Organic, e prima di finire quella, cioè veramente aspetterò tipo l'anno prossimo. Quando ho finito questa, cioè io ero tipo fiera di me stessa, mi serviva solo tipo una statuetta o una medaglia. E quindi, appunto, questa non è naturale, non è tutte le cose bellissime che diciamo sempre, però era, cioè, era fantastica. Il profumo era una cosa paradisiaca, quindi ve la stra consiglio. Poi, come maschera per i capelli, ho terminato questa qua di Garnier, che, come sapete, a me mi piacciono tantissimo queste maschere, e questa era al latte di cocco e macadamia. Questa qui, strafinita, profumo, cioè, non ve lo dico neanche. Era, mamma mia, una cosa di spettacolare. Ma tutte le maschere della Garnier di questo tipo, in questo barattolino, io vi parlo perché le altre non le ho provate, ma queste in questi barattolini, per esempio adesso sto usando una al miele, se non sbaglio, ne ho un'altra, o mi sembra che quella al miele è qui e quella che ho in bagno è un'altra, ma insomma, quello che sia, non me lo ricordo, ma comunque pazzesca anche quella. E ovviamente queste non hanno nulla a che fare con prodotti bio, prodotti naturali, eccetera eccetera, ma sono validissime perché vi idratano tantissimo, cioè vi danno un'idratazione immediata al capello, quindi anche questa la stra consiglio. Poi mi sembra che io ho finito con il resto. Ah sì, adesso passiamo alle maschere. Ho in pratica cestinato una sottospecie di beauty blender, che questa avevo presa da Primark insieme ad un'altra, usciva insieme ad un'altra, ma quell'altra l'ho proprio buttata perché, cioè, alla prima applicazione, dopo le prime applicazioni, si è impregnata di prodotto, la sono andata a lavare e in pratica, cioè, si è rotta, si è spezzettata, non so come sia stato possibile. Tante ragazze ne davano pareri meravigliosi, a me non so che cosa è successo, boh, mi è uscita fallata. E questa stessa identica cosa l'ho usata tipo 3-4 volte, a parte che la consistenza non mi piace, è durissima, si abbotta, stavo dicendo, si gonfia un po', neanche tantissimo, e poi è proprio durissima, a me non mi piace per niente. Sembra quasi la stessa consistenza di questa, ma questa si gonfia tantissimo e dà la sensazione quasi se vi steste truccando con la spugnetta quella in silicone, però comunque è una spugnetta, cioè di spugna, però dà un po' quella sensazione, quindi non so ancora se mi piaccia o meno. Cioè, mi piace, però non lo so, mi devo un attimo abituare, perché comunque sono abituata a questa, insomma. E questa invece è proprio no, un flop, cioè proprio assoluto, mai più. Poi veniamo alle maschere. Sono andata a provare, sì, avevo comprato un Glamour, o Grazie, boh, non mi ricordo, comunque avevo preso un giornale e c'era uscito questo Clinique, questo campioncino, scusate, di Clinique, che era una sorta di primer idratante, e l'ho provato, ecco, soltanto appunto per una volta, ma cioè io sono rimasta sconvolta, vi pialla la faccia in una maniera assurda. Io l'ho provato, dovevo andare solo a lavorare, appunto, ho detto vabbè, lo metto, tanto comunque era lì qua davanti, ho detto vabbè, lo provo, tanto, cioè, insomma, sta qui. E ragazzi, l'ho messo, cioè mi ha piallato la faccia in una maniera assurda, cioè vedete quando io faccio così, qua era piallato, era così. Quindi, Dio mio, bellissimo, solo che poi ho visto quanto costa e ho detto va bene, grazie Clinique, se vuoi sponsorizzarmi sono qui, ma no grazie, per il momento non posso proprio, anche perché è un primer idratante, quindi fosse stata una crema idratante, Dio, comunque costa tantissimo, per me adesso non potrei proprio, ma comunque non sono prodotti, ecco, low cost, però comunque devo dire che i suoi risultati, cioè quello che promette, lo mantiene, e quindi
top anche quello. Poi se ve lo siete perso c'è un video riguardante questa maschera, quindi ve la proprio salto perché comunque c'è un video a riguardo, magari ve lo lascio qui nel pallino informazioni, andatevi a fare due risate perché io sono sempre la stupidina di sempre. Quindi ho finito quella della insomma della bioacqua e della maschera con la faccia di tigre. Poi della Innisfree ho finito una, due, tre, ce ne dovrebbe essere un'altra, sì, quattro maschere. Questo mese non sono stata così tanto brava, mannaggia, recupererò presto questa sera. E ho finito appunto quattro maschere della Innisfree, una alla, al lemore, una al lime e limone, una al kiwi e una al, al cetriolo. Molto belle, molto valide, io già le sapevo, cioè già sapevo perché sono andata sul sicuro quando le ho comprate. Se volete io vi lascio dei link di riferimento qui giù, se le trovo su Amazon o se le trovo, troverò ovviamente, cercherò link italiani dove acquistarlo appunto in Italia e vi lascerò il link giù nell'info box, ma sono super 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 buonissime, io le stramo. Poi ho finito ho fatto questa maschera, questa Volcano Max della Garnier, che anche questa vi avevo mostrato in un video haul se non mi sbaglio. Molto buona, è una delle maschere che come quelle della Seven Heavens, che ho fatto un video anche su quella, quindi andate a darci un'occhiata. Questa è molto simile a quella maschera appunto della Seven Heavens, ha lo stesso principio, ossia che quando la stendete sul viso tende a riscaldarsi, ad aprirvi i pori, eccetera eccetera eccetera. Io mi ricordo che l'avevo fatta in combo con quella al cetriolo della Innisfree e mi ero trovata abbastanza bene, cioè è una maschera abbastanza valida, reperibile ovunque credo. Poi ho provato questa della Tony Moly, non la giro, anzi faccio sempre così quando vi mostro queste. Ho provato quest'altra della Tony Moly al tea tree, che era insomma, io credevo fosse tipo per i punti neri, per minimizzare i punti neri o i brufoli, ma non ci avevo capito una mazza. Però comunque devo dirvi che queste maschere, per quanto costano, per quanto sono pubblicizzate eccetera eccetera eccetera, sono validissime, cioè meritano il rispetto che si sono guadagnate, perché sono tagliate benissimo, sono spesse al punto giusto, imbevutissime, quindi cioè comunque super ottime, e ve le stra consiglio se avete l'opportunità di insomma di prenderle. E come ultime ho due mascherine per i piedi. Come sapete io sono un po' psicopatica, ogni tanto faccio anche queste cose per i piedi, quindi insomma vabbè, mi conoscete ormai. Ho una della Bioacqua e questa è una di quelle maschere soltanto idratanti, non è di quelle peel off, cioè nel senso che dopo 2-3 settimane vi si iniziano a spellare tutti i piedi, no, questa è una di quelle soltanto idratanti. L'avevo presa da AliExpress per tipo un pound o tipo 80 centesimi, qualcosa del genere, attorno insomma a questo prezzo, e con questa mi trovo davvero davvero tanto bene, della Bioacqua, e ve la straconsiglio. E questa invece è una della Aliver, sempre presa su AliExpress, all'olio di oliva. Questa mi ricordo che aveva un profumo, cioè veramente da frantoio, come sempre, come uso sempre dire io. E all'interno appunto troviamo due sacchettine appunto per una sola applicazione, e questa è una di quelle maschere esfolianti, ossia che dopo 2-3 settimane vi ritrovate il piede tutto tipo screpolato, perché appunto favorisce il rinnovamento cellulare del piede, della pelle del piede. È una cosa un po' brutta da dire, però è veramente, cioè vi garantisco che dopo 3 settimane avete i piedi tipo nuovi. Appunto non fatele tipo in estate, non ve lo consiglio per niente, perché andare in giro con i piedi tipo screpolati non è il massimo. Super consigliata, e ce l'ho anche alla papaya se non sbaglio, e ad un altro frutto che adesso non ricordo, non mi passa per la testa. E niente, questo era, io spero di non essermi dimenticata niente, credo che i miei prodotti finiti io di solito li metto dentro quella bustina, quindi se non c'era più niente insomma questo era. Fatemi sapere se tutti i prodottini insomma che vi ho mostrato, fatemi sapere con un commentino se vi sono se li avete provati appunto e vi sono piaciuti, o se vi piacerebbe provare qualche prodottino che ho finito io. Come sempre vi invito a lasciare un pollicino se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non ancora siete iscritti, e noi se vi va ci vediamo con un prossimo video. Ciao!